Siamo lodati Gesù e Maria. La liturgia di questa 29ª domenica del tempo ordinario, che culmina in questo celebre aforisma di Gesù, rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, potrebbe sembrare che ci dia il doloroso insegnamento, molto doloroso, che si devono pagare le tasse. Dopodiché chiudiamo l'omelia e facciamo il credo. Grazie a Dio non dobbiamo soffrire così tanto, perché c'è anche molto, molto meno di quanto pensiamo questo aspetto, dentro certi limiti, non nei limiti eccessivamente esorbitanti, però il messaggio di questa 29ª domenica è molto più ampio, molto più profondo e molto più importante. La prima cosa dobbiamo un attimo cercare di vedere chi sono gli attori, i protagonisti, a proposito, ipocriti, in greco ipokrites significa letteralmente attore, quindi Gesù sta dando degli attori professionisti a quelli che lo provocavano maliziosamente in quel modo, poi lo vedremo. Nella prima lettura chi era l'attore? Abbiamo sentito, no? Chi di voi si ricorda un pochino di storia? Dice il Signore del suo eletto, di Ciro. Sapete chi era Ciro? Ciro era l'imperatore dei Persiani, guardate. E che cosa era successo? Che gli israeliti nel 586 d.C. erano stati deportati, quindi distrutto il Tempio di Gerusalemme, deportati in massa in Mesopotamia dai babilonesi, Nabucodonosor. In una storia importante fra. Poi sono sorti i Persiani, ricordiamo tutti quanti la storia. Il primo grande del Persiano è stato Dario. Dario ha preso l'impero di Babilonia e se l'ha messo sotto i piedi e ha conquistato Babilonia e tutto il Medio Oriente. Il successore di Dario è Ciro. Cosa fa questo Ciro? Così si sveglia una bella mattina, si ritrova chiaramente con tutta questa montagna di ebrei che erano i figli dei deportati. Sapete che gli dice un bel giorno? Ragazzi, tutti a casa. Da oggi in poi siete liberi. Un re pagano, idolatra, che non aveva niente a che fare con gli ebrei, che compie questo atto di misericordia e di giustizia semplicemente perché, certamente ispirato da Dio, io l'ho preso per la destra, io ti ho chiamato per nome, addirittura dice, ma asseconda questa buona ispirazione perché dotato quasi certamente di coscienza integra e retta. Ha capito che questa cosa era un bene, ha capito che la presenza degli ebrei deportati era un'ingiustizia e si è liberamente, probabilmente anche andando incontro a qualche questione con i suoi dignitari reali, posso arrivarli a casa. E gli ebrei, immaginate che si sono svegliati una mattina a dire siete liberi, sono tornati a casa. Poco dopo, con Esdra e Neemia, hanno ricostruito nel 515 il Tempio di Gerusalemme, che poi è lo stesso che insegnò Gesù, salvo qualche piccolo rifacimento e abbellimento che fece Erode il Grande poco prima che Gesù nascesse. Questa è la protagonista della prima lettura, quindi un pagano dal cuore retto e che può essere addirittura strumento di una grande opera di Dio come la salvezza del suo popolo, perché questo è stato Ciro. Vogliamo vedere gli attori del Vangelo? Ci sono i registi e poi gli attori spiccioli, quelli che agiscono perché manovrati. Il Vangelo comincia così. I farisei, avendo udito che Gesù era ridotto al silenzio i sadducei, prima di questo capitolo ce n'è un altro, dove i sadducei fanno un'altra domanda, erano tutti quanti gruppi religiosi, alcuni anche un po' politicizzati, del tempo di Gesù. Ma voi sapete che i farisei, i famosi farisei, tanto vituperati farisei, potete sapere che i farisei quando nacquero, e nacquero nel contesto un po' dopo l'impero persiano, quindi quando Israele subì l'invasione dei greci, Alessandro Magno, non ricordate, l'ellenizzazione di tutto il Medio Oriente, praticamente che succedeva? Che questi pagani volevano imporre la paganizzazione a Israele, quindi volevano fare un po' per farvi capire, sono fatti i comunisti
nel secolo scorso, cioè voi dovete diventare tutti quanti atei e dovete cominciare a vivere come noi pagani, quindi avere le terme, avere le palestre e tutte cose di questo genere, quindi distruggere completamente la fede ebraica. E in quel contesto che nacquero i farisei, e furono grandi, cioè i farisei storicamente adempirono la funzione di salvare la fede ebraica, cioè no, noi ci facciamo ammazzare piuttosto che tradire la nostra santa fede, e furono dei grandi storicamente. Qui siamo 2-3 secoli dopo e si erano abbastanza imbarbariti. Allora i farisei, che però ancora si ritenevano di essere il fiorfiore, quindi capite, l'elite, la crema, quindi i più santi di tutti, quelli che dell'ebraismo non capivano tutto quanto bene la perfezione, ce l'avevano morte con Gesù. E dice, guarda, facciamogli questa trappola, voi la capite questa trappola, no? Andategli a chiedere se è lecito o no che si paghi il tributo a Cesare. Lo capite qual era la trappola? La trappola era questa, che se Gesù avesse risposto pagare il tributo a Cesare, cosa avrebbero fatto i farisei? Lo avrebbero screditato in mezzo a tutti gli ebrei dicendo: avete visto il vostro profeta, il vostro maestro, cosa va dicendo in giro? Che i romani ci dominano ingiustamente, d'accordo? Sono venuti a casa nostra e dobbiamo pure dargli i soldi, dobbiamo pure dargli le tasse. Bel profeta che ci abbiamo, va bene? E se Gesù avesse risposto no, non lo pagate il tributo a Cesare, che avrebbero fatto? Andavano da Ponzio Pilato a dirgli: senti un po', ecco qua, hai visto quel profeta lì di Nazareno lì, va dicendo in giro che non si devono pagare le tasse ai romani. Così Gesù morì a 2 anni o 3 anni prima del tempo. Quindi comunque risponde Gesù, è alle porte. È una domanda tendenziosa, a questo non gli importa nulla, ecco perché non è il tema di oggi pagare le tasse, a questo bisogna pagare le tasse o no, non gli importava niente, questa era una trappola, questa è un'operazione satanica, guardate che il demonio dice così, capite? Comunque il demonio ti sei mosso male, e qui Gesù, io quando sento Gesù così va in estasi, perché Gesù è ovviamente più grande, più furbo anche di loro, risponde ma non risponde, dice: beh, fammi un po' vedere il tributo. Ieri cosa vedi che gli imperatori facevano coniare, ci vediamo, vedi anche proprio di Tiberio, l'imperatore presente dentro di Gesù, di chi è questa brutta faccia qui? E di Cesare, ma quindi questa è una battaglia, quindi questa bisogna ritagliare, quindi questa è realtà. Ma a Dio bisogna rendere ciò che è di Dio, e quindi sta dando una bella risposta a loro e a noi e a tutti. I farisei stanno rendendo a Dio ciò che è di Dio. Che cos'è di Dio? Cos'è che è nostro in un certo senso e non è nostro in un altro senso? Cosa ho già detto tante volte da quando sono assieme a Nida? Quando noi moriamo, qual è la migliore iscrizione funeraria, epigrafe da scrivere? Oggi è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Don Leonardo, è scomparso, d'accordo? No, la formula migliore è: oggi ha reso l'anima a Dio, non è un altro. Perché noi tutti abbiamo una cosa che si chiama l'anima, che non ce l'hanno data papà e mamma, né ce la siamo data da sola, è stata creata da Dio, è una cosa stupenda, è una cosa bellissima, ma è affidata alle nostre cure. Tu puoi far ridurre la tua anima come un letamaio, perdonatemi il linguaggio un po' crudo, come una latrina, oppure, coadiuvando la grazia di Dio, elevare, sublimare la tua anima rendendola splendente, quindi portando a compimento tutte le potenzialità e creandola Dio stesso ha in essa infuso. C'è questa duplice possibilità. E da cosa dipende questo? E da chi dipende? Da voi? Da come noi trattiamo la nostra anima. Ora, cosa stavano facendo i farisei? I farisei stavano tendendo un tranello vigliacco, tra l'altro, a chi? Se non vuoi riconoscere come figlio di Dio, e loro avevano tutte le possibilità di farlo, devi quantomeno riconoscere che Gesù è assolutamente irreprensibile, non santo. E cos'è che spingeva i farisei a odiare tanto Gesù? Perché i farisei si atteggiavano da santi senza esserlo, e Gesù era santo senza dirlo. In tutto quello che faceva e che diceva traspariva la sua santità.
E che succede? Quando un peccatore intercetta un santo, attenzione, un peccatore dal cuore che usa o che si pensa di essere più santo di tutti, come stoltamente pensavano i farisei, che succede quando incontra un santo vero? Diventa una beffa. Ci sono i libri dell'Antico Testamento, il giusto che odia l'empio, prima e il secondo capitolo del libro della Sapienza, dice il giusto, guarda, soltanto che vengo davanti, me lo vedo meglio sto, cioè insopportabile sulla vista. Togliamolo di mezzo, condanniamolo a una morte infame. Ma che cosa è successo storicamente a Gesù? Che dagli oggi, dagli domani e dagli dopodomani, alla fine un appiglio l'hanno trovato, no? Qual era l'appiglio? Perché è stato condannato Gesù? Guardate, sopra la testa di Gesù c'era scritto Jesus Nazarenus Rex Deorum. Non sono inventati. Siccome ha detto che è il figlio di Dio, d'accordo? Quindi è il più grande della terra, ha fatto delitto di lesa maestà perché si è fatto più grande dell'imperatore. È per questo che è stato condannato politicamente Gesù, eh? Solo per questo. Il capo di imputazione penale, dal punto di vista del diritto romano, era questo: delitto di lesa maestà. Quindi alla fine sono uccisi. È una cosa bella questa qui. Ecco perché Gesù dice: attenzione, i sesterzi datevi pure a Cesare, ma ricordati che l'anima tua devi portare a Dio. Tu pensi che tutti quanti questi magheggi che tu dici in segreto, Dio è diventato cieco, non li vede, pensi che sia una cosa bella, pensi che sia una cosa gratificante, però questo problema, vado verso la conclusione, si dilata e riguarda voi. Facciamo un attimo una sintesi. Abbiamo un pagano, quindi uno che sta lontano da Dio, ma dal cuore retto, che è strumento adeguato per realizzare una grande opera di Dio, quindi la liberazione del suo popolo, Ciro. E abbiamo quelli che avrebbero dovuto essere i primi della classe e un tempo lo erano, che sono diventati servi del demonio, membri del popolo di Dio, membri privilegiati. Sapete cosa significa questo? Come insegna Santa Madre Chiesa e come insegnava Sant'Agostino, che non basta stare dentro la Chiesa con il corpo, diceva Sant'Agostino, cioè sono stato battezzato, tutti quelli che mi chiedevano di pace, io voglio fare il padrino, è tutto in regola, sono stato battezzato, ho fatto la prima comunione e sono stato cresimato, guarda, non sono neanche convivente, né sposato al comune, sono pure sposato in Chiesa, è tutto in regola, d'accordo? Ma secondo voi una persona che c'ha tutto in regola e poi non vive santamente, non frequenta bene, va in paradiso, piace a Dio? E una persona che sciaguratamente magari sta un po' più lontana dalla Chiesa, magari perché ha avuto bruttissime esperienze, contatti magari purtroppo, Dio non voglia, con ministri che non sempre sono del nome che hanno, vive in un ambiente cristianizzato, magari c'è genitori che proprio mangiano veti e mangia monache dalla mattina alla sera, un contesto di questo genere, però c'ha la coscienza retta. Secondo voi, una persona del genere, Dio come la guarda? Io vi dico per esperienza personale, e ci potrei scrivere un libro, d'accordo? Vi assicuro, per le persone che ho conosciuto, quando una persona ha il cuore retto, può essere stato oggettivamente il più grande peccatore della vita. Incontrerà il Signore, e non solo lo incontrerà la grande, perché quando lo incontrerà comincerà a fare una vita che fa, tra virgolette, invidia alla maggior parte dei cattolici comuni. Io ho davanti ai miei occhi, nel segreto del cuore, volti, nomi e cognomi di persone che sono aspetti questi. Viceversa, c'hai delle persone che più o meno sono state sempre in qualche modo gravitanti vicino alla Chiesa, ma che hanno un problema, hanno il cuore chiuso completamente alla grazia. È chiuso perché magari qualche piccola pratica religiosa che fanno, tacitando la propria coscienza, si pensano di stare a posto. Io dico sempre che se scendesse nostro Signore a dirgli guarda fratello mio, guarda sorella mia, che su questa cosa ti sbagli, penserebbero di aver avuto un'allucinazione. Ma cosa scendesse lui? E questo lo dice Gesù nel Vangelo, quando vi ricordate l'episodio del dico cattivo del povero Lazzaro, quando loro si trova all'inferno, dice guarda Signore,
manda qualcuno, manda Abramo, quell'amico mio, ma dici che l'inferno esiste, d'accordo? Che non pensano che sia una favola. Cosa ti dice Gesù? Hanno già un sei profeti, basta un po'. No, 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 ma se risorge un morto, poi ci crede. Cosa risponde Gesù? Non ci crede manco per niente, perché se non credono hanno sei profeti, ma manco se il morto risuscita. E anche qui, purtroppo, mi tengo sempre nel segreto del mio cuore, scorrono davanti ai miei occhi volti reali e nomi e cognomi. Allora Santa Costino diceva: sapete che c'è gente che passa la vita dentro la chiesa col corpo, ma fuori con il cuore? E sapete che finirà se non si pente? Dov'ha? Ma paradiso secondo voi? E c'è gente che magari suona il grave senza colpa, questo lo insegna la chiesa, non in genso, ma è stata fuori dal corpo visibile della chiesa, ma ha cercato di seguire quel bene conosciuto dal dettame della propria coscienza, e quindi ha tante circostanze attenuanti per cui è rimasto lontano. E secondo voi questo signore lo sbatte all'inferno? Lo manderà all'inferno? Sarebbe giusto? No. Può accedere alla salvezza. Vi ricordate quando Gesù, a volte in maniera un pochino forte, rivolgendosi ai farisei, che cosa gli dice? Quelle brutte frasi del Vangelo, forti? I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nelle due. Quando Gesù dice così, noi dobbiamo tremare, perché ce l'ha con noi, non ce l'ha con le persone che sono lontane, ce l'ha con le persone che sono vicine. Allora, noi che siamo vicini dobbiamo essere sempre, io vi dico tanto una cosa, e ve lo dico anche per me che sono un sacerdote, c'è solo un peccato, d'accordo, che non sarà perdonato. Sapete questo Gesù? Qual è il peccato? Peccato contro lo Spirito Santo. Adesso non c'è tempo di parlare di peccato contro, ma sapete qual è il peccato contro lo Spirito Santo? È la chiusura totale del cuore all'azione della grazia. Cioè quando tu sei talmente tanto chiuso e talmente tanto superbo e presuntuoso, pensi talmente di stare a posto, di saperne tutto, che se anche Dio volesse in qualche modo farti riflettere, farti ragionare, con il cuore, con una bella predica, con una carezza, con le cattive, con una croce, con una batosta, con un'umiliazione, non trova modo, non c'è sistema. Cioè, avete visto proprio l'idrorepellenza totale? Che se è una cosa era idrorepellente, voglia buttarci l'acqua sopra, non c'entra. Ecco, io vi dico, figlioli miei cari, se c'è una cosa da cui dobbiamo guardarci è questo. Perché quando questo non c'è, noi possiamo sbagliare involontariamente, possiamo anche fare delle cose brutte, possiamo stare in peccato, tutto quello che volete, ma presto o tardi il nostro Signore ce lo farà capire e le cose cambieranno. Ma se il nostro cuore è un pezzo di pietra, d'accordo, sono problemi. C'è solo che tanto da pregare e tanto da sperare. Questo è un messaggio profondo. Poi le tasse venite a pagare un pochino, dentro la misura dell'equità, come dicono i moralisti, e questo chiaramente rimanda ai governanti che non possono, ecco, spremere come comuni, ecco, i contribuenti, perché dopo li costringono, ho tolto collo a fare delle cose che non si dovrebbero fare, perché vedete che se uno ti tira il collo in maniera indegna, certamente non è raccomandabile, però capite che le circostanze, quindi le tasse si pagano nella misura dell'equità. Grave compito dei governanti non violare questa giusta misura. Chiediamo a Maria Santissima e Signora grazie di avere sempre il cuore aperto al Signore, ci liberi come dalla peste bubbonica, dalla protervia, dall'arroganza, dalla superbia e dalla chiusura farisaica, perché fino a quando questa c'è, Dio non c'entra e neanche tutto l'amore tenerissimo e materno di Maria è capace di penetrare quel cuore. Forse qualche lacrima sua riesce un pochettino a sciogliere e piano piano a intenerire. Siamo dati in Gesù e Maria. Sì.